quel tempo i farisei domandarono a Gesù: quando verrà il regno di Dio? Egli rispose loro: il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione, e nessuno dirà: eccolo qui, oppure eccolo là, perché ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi. Disse poi ai discepoli: verranno giorni in cui desidererete vedere anche uno solo dei giorni del figlio dell'uomo, ma non lo vedrete. Vi diranno: eccolo là, oppure eccolo qui. Non andateci, non seguiteli, perché come la folgore guizzando brilla da un capo all'altro del cielo, così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima è necessario che egli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione. Ecco, allora siamo qui con la Sara, l'Anna, Alex, Jacopo e Luca. Allora, anzitutto c'è una domanda da parte dei farisei. Voi sapete chi sono i farisei? No, chi sono i farisei? Ma non sono quelli che non credevano in Dio? Erano quelli che conoscevano bene la parola di Dio, quelli che conoscevano bene la legge. E questi fanno una domanda a Gesù: quando verrà il regno di Dio? Che cos'è sto regno di Dio secondo voi? Al mondo giusto, senza il male. Resurrezione? Non è una domanda semplice. Cioè, vi siete mai fatto una domanda: quando verrà il regno di Dio? No. Chi è che ha detto paradiso? Io. Te ti sei mai domandato quando verrà il paradiso? Cosa ci sarà in paradiso? No, una luce. Voi cosa dite del paradiso? Io me lo immagino più tipo... come tipo una vallata di nuvole, sì, e piena tipo di angeli che volano, di anime. Di angeli e di anime che volano. Un posto pacifico. Però anche com'è? Però tipo sopra il cielo, cioè una roba sopra le nuvole. Sopra le nuvole. Tu, Jacopo? Ma unendolo alla concezione scientifica, un mondo di nuvole sopra le nuvole è un po' irreale. Magari cambia per ognuno di noi in base alla nostra concezione della felicità. Dipende un po' dalla persona. E la tua persona, ad esempio, come la immagina? Ma un luogo di luce, di bontà, di stimolazioni alla conoscenza, basta. E sentite Gesù cosa gli risponde: il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione. Nessuno dirà eccolo qui oppure eccolo là, perché ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi. Qua si cambia tutto, quindi allora non è più un regno di nuvole, non è più qualcosa di lontano. Allora dov'è questo regno di Dio? Nelle piccole cose che ci rendono felici. Bello! Allora proviamo a dirlo più forte, questa cosa che è molto bella. Nelle piccole cose che ci rendono felici. Ok, quindi nelle piccole cose che ci rendono felici. Quindi il regno di Dio è nelle piccole cose. E ci sono delle piccole cose che vi rendono felici a voi? Quali sono le cose dove dite: oh, questo è come se fosse il paradiso? Quando vedi Nietzsche, poi quando... Guarda quello. Vabbè, l'elenco quando vedo vai. Non finiamo più. Per te, Jacopo? Le piccole cose che mi rendono felici? Ma in generale sentirmi apprezzato, ricambiato quando aiuto qualcuno, in generale sapere di fare del bene anche a persone che sono in difficoltà, rende felice questa cosa qua. Te, Alex? Ricevere complimenti sinceri. Ricevere complimenti sinceri. Anna? E stare in compagnia, cioè essere sempre circondata da tante persone. Sara? Tipo nei piccoli gesti comunque che fa una persona, oppure tu aiuti appunto e viene aiutato. Quindi nei piccoli oppure, gesti di apprezzamento, sì, che ti fa una persona. Oppure tipo anche con le persone che ti fanno stare bene magari. Ok, quindi allora Gesù ci porta da una visione, si dice scatologica, cioè che riguarda qualcosa dell'aldilà, ma invece è qua. Quindi guardate che il regno dei cieli è già qui e ci mette all'attenzione, dice: attenti perché
qualcuno vi dice il regno di Dio eccolo là, oppure eccolo qui, non andateci, non seguiteli. Secondo voi a chi si riferisce? Alle persone false. Alle persone false. Tipo come, cioè cosa potrebbe accadere? Quelli che ti portano sulla brutta strada. E come fanno a portarti sulla brutta strada? Ti fai condizionare, sì. Però, tipo. Ti fai condizionare, però sì. Effettivamente magari ti dicono guarda che qui è il paradiso. Perché ti fanno credere quello che in realtà non è. Cioè ti manipolano, ti influenzano. E con che cosa ti influenzano? Le parole. Ah, interessante. Quindi con le parole ti ingannano. Come gli open day. E allora adesso a questo punto, come facciamo nel riconoscere un falso regno di Dio e un vero regno di Dio? Chi ci dà la garanzia di cosa è vero e cosa è falso? No, nessuno. Nessuno? Noi. Secondo me si può sentire, ma la verità assoluta non esiste al di fuori della fede. Poi ovviamente dopo con la fede è un postulato, tu prendi qualcosa in modo senza una dimostrazione effettiva. Però oltre a questo il resto sono tutte quante opinioni fallace. Quindi qual è la verità? Cos'è la verità? Disse Ponzio Pilato a Gesù. Cosa rispose Gesù, lo sai? No, non ho letto la Bibbia. Arrivato al catechismo non ascoltavo. E Pilato dice, ma cos'è la verità? E Gesù stette in silenzio. Il regno di Dio è in mezzo a voi. È un cambiamento di sguardo da come noi guardiamo le cose. Quindi potrebbe essere che una persona non la sopportate, però potrebbe anche essere che a un certo momento capite che quella persona ha bisogno di voi e poi scoprite che quella persona è importante, voi siete importanti per quella persona, quindi capite che il regno di Dio cambia. Quindi Gesù, quando gli fanno questa domanda, vuole stare a spiegare in qualche modo il cambiamento di prospettiva. Cioè questi farisei vogliono sapere la verità. Dai, dici quando arrivi, poi glielo diranno, ma quando arriva il regno di Dio? Quali sono i segni del regno di Dio? Ma Gesù non è che dice, ma il regno di Dio è già qui, siete voi che dovete capire come, dov'è e lo dovete capire con il cuore. Caccia al tesoro. Sì, è un po' una caccia al tesoro. Bene. Non ho ancora però capito chi sono i farisei.